tutti in difesa della città contro l'oppressore austriaco guidato dal maresciallo Radetzky. Gli scontri più aspri avvennero proprio qui, a Borgo San Felice, tenacemente difeso. Gli austriaci fermano gli artiglieri italiani a colpi di cannone arrivando a Monteberico, chiave di svolta nella difesa vicentina. 11.000 italiani, con a capo il generale Giovanni Durando, resisterono impeccabili nonostante le pochissime armi rimaste. La grande sproporzione numerica lasciava pochi dubbi sull'esito del combattimento. Perduto il monte, Vicenza diviene indifendibile. Per evitare la totale distruzione furono avviate trattative di resa. L'intesa fu firmata all'alba dell'11 giugno con una tregua di 3 mesi. Le perdite italiane furono ingenti, 600 morti, 1.600 feriti, ma fu tanta la polvere da sparo ingoiata dai nemici. Meglio morta che profanata, con Vicenza crebbe l'amor di patria. Nel governo provvisorio si legge: benedetta in eterno sia Vicenza, imitiamo i suoi fratelli, i ricchi diano i loro cavalli, le donne le cure a chi langue e i giovani la loro vita.